Cari amici di Radio No Frontiere, ben ritrovati dal vostro Raffaele Rossomando, siamo qui col mitico Tony Cercola. Ciao Tony. Ciao. Come stai, tutto bene? Sì, abbiamo terminato la presentazione. Di quale album? Voglio lasciare a te il piacere chiaramente di dirlo, anche perché è una cosa sforgiata dalle tue sapienti arti. È un disco dedicato ai giovani, ai ragazzi, e si chiama Patatrack. Patatrack. Ecco, mi trovo proprio in mezzo a tutti i giovani ragazzi, dove io ho dato la mia energia e ho preso... Loro mi hanno dato la loro e io ho dato la mia esperienza. C'è un ricambio, ecco, totale. È andata una bella esperienza del disco, con i miei allievi anche, diciamo, nei centri dove insegno, sia percussione. Lei è un allievo. Come si chiama? Chiara, salve, buonasera. Ecco qua, quindi un saluto anche chiaramente ai nostri ascoltatori. Beh, è bello questo confronto diretto, d'altronde appunto siamo. Ma se non c'è questo, non c'è continuità, capito? Assolutamente. Io vedo questa bella maglietta in Spagna, quindi sei un tipo caliente, ma lo sei non solo nel tuo lavoro, ma anche nella vita di tutti i giorni, immagino. Guarda, oppure l'esatto contrario. Ma guardi, io quando non so come sono, in realtà io cerco di essere... Come lo vedete? Esattamente naturale. Sì. Io penso che quando cucino, tu sai, io sia cucino che faccio lezione alla stessa maniera. Cioè, eccezionale. Per me, eccellente. No, per me tutta. Vabbè, io penso che esiste l'uomo e l'artista. Certo. Io mi piace che sia prima uomo, però. Beh, non è un dettaglio da poco, assolutamente. Mi piace più il quotidiano a me. Perché l'arte finisce un'ora, dura un'ora. Poi bisogna fare i conti su quello che succede, ma certo. È finito lo show. O lo continui, o c'hai le attitudini di continuare lo show, bene, se no diventi uno di un'ora. Noi non duriamo un'ora, non duriamo una vita. È decisamente sì. E allora devi fare l'artista, non soltanto un'ora, cerchi di essere te stesso. Assolutamente sì. Cosa è che ti ha colpito maggiormente di questo album? Poi, fra l'altro, ci sono tante collaborazioni. Ma mi ha colpito che è stato tre anni di ricerca, da Valencia a Roma, a Napoli, in Sicilia, in Toscana, per trovare questi talenti, che secondo me l'Italia è piena di talenti, il Napoli in particolare è millenaria, però bisogna stare attenti a questi talenti, bisogna andarli a scovare e stare con loro, però. Quindi c'è bisogno di pazienza. Sì, ma... è troppo facile dare un pezzo e poi te ne vai e poi non lo no, segui. No, è vero. Io sono andato oltre con loro, te l'ho detto. Sono stato quasi 3 mesi con loro in questo... Scandinato. Che cos'è? Lo Scandinato, che cos'è? Quindi... E poi è nato Babbasone Remix. Uno dei pezzi. Babbasone che già era un pezzo che già avevo realizzato molti anni fa. E sono nati gli inediti con Eugenio Bennato, con Rosarigio, con Lea Costa, con Mimmo Cavallo, con i Divinos, con Origina Sicilia, Gino Magurno, vabbè con tutti, vabbè con... L'elenco è lungo. In chiusura ti faccio l'ultima domanda, un augurio per il futuro. Di stare bene, innanzitutto di svegliarmi sempre ogni mattina e ringraziare, prendere il caffè e dire... E cominciare, cioè perché c'è la fortuna. Invecchiare con dignità. E salute e dignità. La dignità e la salute sono. Prima la salute, poi la dignità. Assolutamente, cose assolutamente importanti. Tony, io ti ringrazio. Mi auguro di fare questo per tanti anni con la stessa gente, va bene? Assolutamente sì. Ho trovato gente che stasera voleva proprio bene, quindi sono contento. È una cosa molto importante. La musica si fa per gli altri. Certo. E noi non siamo i venditori noi stessi, io sono il peggiore venditore di me. Però purtroppo la musica, se non dai un'emozione, arriva. Che fai a fare sul palco? Cioè, la musica per te a casa tua, non serve a niente. A questo punto, tanto vale ascoltarsi dei CD e finisce lì. La vita devi comunicare, se non comunichi è finita. Tony, io ti ringrazio. Grazie.